cuccini pasqualini. Il 17 aprile si avvicina e con questo anche la fatidica scelta dell'uovo di Pasqua. Beh, quale scegliere quest'anno? Magari quello di Sony Chan? Che non esiste? Vedetela così, almeno più tolti dall'imbarazzo della scelta. Ma la verità è che sono ancora troppo povera di iscritti per poter avere un mio uovo di Pasqua. Ma chissà, magari se continuate ad iscrivervi a questo canale, l'anno prossimo potremmo stare qui a parlare del mio uovo. Ma intanto, per aiutarvi a decidere, quest'oggi ho deciso di prendere due delle uova più contese. Quelle del me contro te e quelle dei te insieme. Due coppie famosissime di youtubers che quest'oggi si sfideranno in questo ring sino all'ultimo pezzettino di cioccolato. Con quale partiamo? Che dite? Amelemelemu, esci tu. Ok, questo. Di me contro te. Anche l'anno scorso avevo aperto quest'uovo. E come già vi avevo detto, mi piaceva moltissimo la confezione super colorata, loro due con i loro bei faccioni qui sopra. Ma una cosa che non mi piace affatto è che qui invece per fortuna non c'è, è il fatto che si vedano le sorprese. Cioè, potete già vedere cosa possiamo trovare all'interno. E per me l'uovo di Pasqua deve essere una sorpresa. Come dicono loro, appunto, con super sorpresa. Sorpresa! Quindi non si deve sapere prima cosa c'è dentro. E questo lo apprezzo. Ma le sorprese di me contro te sembrano molto promettenti. Quindi riusciranno ad insieme ad avere cose più interessanti? Scopriamolo subito. Beh, a questo punto, visto che si vedono le sorprese, io vorrei trovare gli occhiali da sole che mi servono. Andiamo ad aprire da questo lato. Abbiamo tolto il cartoncino. Ciao lui e Sofì, vi mettiamo un attimino qui da parte e apriamo l'uovo. Ma guardate quant'è carina la confezioncina con Kira e Rei. Devo dire che anche questa non è male. Riuscirà la nostra Sonia ad aprire quest'uovo di Pasqua? Insopportabile il rumore della carta. Ecco qui l'uovo. Ragazzi, pensavo che fosse rotto perché Fufi era salito qui sulla scrivania e aveva fatto cadere giù tutto, simpaticamente. Ma a questo punto direi di fare le cose in sincronia, così possiamo vedere passo per passo tutte le differenze fra queste uova. Togliamo anche qui il cartoncino, ecco qui, ciao Eric e Dominique. Li troviamo qui con il loro logo e la marca del cioccolato, che mettiamo da parte. E apriamo anche quest'uovo. Altro che cioccolata, devo mangiare una fettina di carne in più. Non riesco ad aprire niente. Ah, guardate, c'è il dottor Ginyu, come si chiama? Non mi ricordo. Timothy, chi è questo? Ditemelo voi che siete molto più bravi di me. È loro versione fumetto. Molto carino, devo dire. Apriti! Mannaggia, è chiuso per sempre. Ok, mi servono un paio di forbici. No, niente, non ce la posso fare. Io ho preso un taglierino, ho infilzato per benino e adesso apriamo. Wow, ce l'abbiamo, questo bel uovo di struzzo. Ok, no, spero che non sia un uovo di struzzo. Mi sa che è semplicemente il piedistallo più grande. Ma confrontiamo le uova. Ok, dai, sono identiche. Quindi qualsiasi dei due voi scegliate, tranquilli, mangerete sempre la stessa quantità di cioccolato. Andiamo ad aprire quello di me contro te. Lo apriamo come? Con una mossa di karate. Ci provo, eh. Ah! Oh! Mannaggia! Ai! Non ha funzionato questa cosa. Lo apro di testa, vado. 3, 2, 1. Ragazzi, ma che cos'è? Acciaio! Non si apre. Mi spunterà sicuro un bernoccolo. Vabbè, no, io ce la devo fare. Non può essere che quest'uovo è più testone di me. Ma perché l'ho fatto? Don't do it, Tom, non lo fate. Comunque l'ho aperto, ho fatto una fessurina. Vediamo che c'è dentro. Ho trovato un qualcosa. Eccolo, ecco. Ehi, ehi. Caduto tutto il cioccolato. Siete pronti a vedere cos'è? 3, 2, 1. Ta-da! Si vede una cippa-lippa. Dovrebbe essere la pochette con gli stickers dentro. O anche un portacolori, perché no? Ok, non penso che possa essere un portacolori perché è piccolino. Magari adesso proviamo. Facciamo questo esperimento per il piacere della scienza. Ok, si apre in questo modo, voilà. E ci infiliamo dentro la mia penna con la zampina che mi ha regalato Cinzia, troppo caruccia. Ragazzi, ci entra, quindi può essere benissimo un portacolori. Comunque voglio vedere gli stickers. Apriamo. Oh, no, che carucci, ragazzi, guardate quanti ce ne sono. Sofì, il signor S, lui, Kira, lui e
sempre Sofì. Anche da questo lato un altro con il logo Me Contro Te, Ray e il Signor S. Ragazzi, abbiamo ben 3 striscette di adesivi, troppo carini devo dire. Quindi il portacolori diventerà poi così trasparente, veramente carino. Però non ho trovato gli occhiali, io volevo gli occhiali, mannaggia. Ma va bene uguale. E adesso andiamo ad aprire invece il nuovo team insieme. Questa volta non sarò così stupida a farlo con la mia capoccia, ma proverò ad aprirlo molto simmetricamente. Vuol dire niente perché già l'ho rotto così. Voilà! Vedo una sorpresina, una sorpresina. Cos'è? Ragazzi, c'è un giochino! Un piccolo gioco da tavola! Aia! Ok, per fare questo video mi sono fracassata la testa e rotto un dente. Ecco qui! Ma cos'è? Vediamolo, voglio vedere meglio. Vediamo. Ah, ragazzi, è un piccolo gioco dell'oca con tanto di dadino e quelle che credo essere delle pedine. Guardate, questo qui è il tabellone con tutti i personaggi che ruotano intorno ed insieme. E niente, devo dire che anche questo è molto caruccio, però non mi piace molto il fatto che sia fatto di carta, perché si può rovinare, strappare, bagnare subito. Quindi non so voi, ma io per quanto riguarda la sorpresa darei un punto in Me Contro Te, perché questa qui mi piace di più, semplicemente. Invece questo giochino è bello perché ci si può giocare con gli altri. Ah sì, mezzo punto. Adesso però andiamo al cioccolato. Sarà più buono il cioccolato Dolphin dei Me Contro Te oppure quello Valcor dei D'Insieme? Scopriamolo subito con l'assaggio. Ecco un pezzettino da questo lato ed un altro pezzettino da qui. Inizio con quello dei Me Contro Te, che era quello che già conoscevo, quindi assaggiamoli, no? Buono. Milky, vuoi anche tu del cioccolato? Beh, però poi diciamo che possiamo correre dal veterinario, quindi evitiamo. Proviamo questo qui che non conosco troppo. Valcor. Vado. Ragazzi, buono anche questo, però non so, mi piace di più il retrogusto di questo qui, che è quello dei Me Contro Te. Anche qui devo dare un punto ai Me Contro Te, ma vi giuro che io non sono di parte. Li stimo tutti e quattro. Però devo dire che come uovo di Pasqua, per le sorprese che ho trovato e per il cioccolato, preferisco quello dei Me Contro Te. Quindi oggi the winner is Me Contro Te! Di queste due uova, se le avete assaggiate entrambe e quali sorprese vi piacciono di più, ma soprattutto quale uovo sceglierete quest'anno. Per oggi vi saluto e corro subito a sbafarmi queste uova. Sapete che c'è? Faccio un mix. Ciao!